Come vanno le cose qui? Secondo te? Poco fa la nuova fiamma di Varl ha cercato di uccidermi. Cosa hai fatto? Era una battuta. Sul fatto che loro mangiano molta erba. Si può combattere con lo stomaco pieno di foglie, comunque. Salve e bentornati su Game Mag con la 19ª puntata su Horizon Forbidden West. Stiamo tornando alla base a riportare Poseidone. Perfetto, ecco Gaia. Bentornata, Aloy. Vedo che hai recuperato Poseidone. Esattamente. Eccolo. Aloy, potresti scendere? Meta una cosa che ti interessa. Ah, fatto così, subito. Arrivo. Parliamo allora, prima. Sono riuscita ad aprire nuove stanze all'interno della struttura. Bene. Ok, parliamo con Gaia. Ehi, Gaia, ancora io. Bentornata, Aloy. Da dove riprendiamo? Poseidone. Sei riuscita a usare Poseidone? Sì. Molti fiumi, ruscelli e laghi associati al bacino idrico locale sono stati disintossicati. Bene. Di conseguenza, la proliferazione dell'alga rossa è in forte declino. Secondo i miei dati, tuttavia, sembra esserci una concentrazione residua di alga rossa particolarmente alta nei pressi della costa. Darò un'occhiata appena posso. Ok. Insomma, Poseidone è rimasto nascosto per 20 anni a Las Vegas. Ora sappiamo che la città aveva un avanzato sistema di recupero idrico. Perciò si è rifugiato lì? È probabile. Per preservarsi, Poseidone cercava un porto sicuro da cui accedere a funzioni di fornitura idrica. Lì, sepolto e rinchiuso in una cupola protettiva, poteva difendersi da qualsiasi minaccia. Come tre Oseram strambi. Posso supporre che non sia stato il suo primo tentativo di reagire a un'intrusione. Ok, ok. Ormai c'è un po' di gente e sta imparando parecchio. Su di te, sul mondo antico. È come sarebbe dovuta andare prima che eliminassero Apollo. Sì. Nonostante la drammatica perdita del database di Apollo, c'è ancora moltissimo da imparare da tutti i dati che hai raccolto. Per fare un esempio, Varl sta esaminando le ultime registrazioni di coloro che morirono a causa della piaga di Faro. Sentire le loro speranze e paure l'ha reso cupo. Mi devo preoccupare? Sono convinta di no. Lo spero. Io ho deciso di non intervenire. Per fare in modo che possa elaborare la cosa a modo suo. Varl cattivo non lo voglio, grazie. Ora dovrai andare. Saluti, Aloy. Andiamo da Beta? Penso di sì. Eh sì. Sarà scappata o ci sarà ancora? Ehi! Tanti auguri, Isaac! Il papà vuole molto bene al suo ometto. Ho trovato una registrazione dentro al tuo focus. La guarda sempre. Credo serva a calmarla. Sai, la guardavo anch'io in continuazione. Quando volevo distrarmi dal resto. Il papà vuole molto bene al suo... Ma c'era qualcosa che volevi dirmi? Mentre eri via... Sono venuto qui a trovarla e abbiamo iniziato a parlare. Vero, Beta? Stava studiando i dati ottenuti da Gaia per trovare un modo di catturare Efesto. Poi però abbiamo cominciato a parlare d'altro. Sai, per conoscersi un po' meglio, no? E poi mi ha detto che una degli Zenith potrebbe essere diversa dagli altri. Tilda. L'hai vista? Al laboratorio di Ade. Continua. Durante il viaggio... Non ho mai visto gli Zenith in faccia. Il mio servitore personale li definiva i miei benefattori e prometteva che li avrei conosciuti una volta pronta.
E poi, un giorno, si è aperto un canale dati nella mia interfaccia. E dentro, Tilda mi aspettava nella replica virtuale di una casa al mare, su una scogliera. Bellissima. Mi ha mostrato dipinti, libri e alcuni file. Ci vedevamo spesso, in segreto. Qualche mese dopo, ha smesso. Sai dirci perché, Beta? Ho trovato delle informazioni su Tilda tempo fa. Credo conoscesse Elizabeth Sobek. Forse ti ha contattata per questo? Potrebbe essere buona. Che cos'altro puoi dirci su Tilda? Sempre se è ancora viva. Lei adorava parlare di dipinti. Qualcosa di personale? Ha parlato della sua vita sulla Terra, di come è diventata una Zenith, cose del genere. Non parlava molto di sé e odiava quando le facevo troppe domande. Ma credo che fosse un'abile programmatrice, visto che ha creato un canale dati invisibile agli Zenith. Non sai nient'altro su di lei che potremmo sfruttare a nostro vantaggio? È stata la prima persona a degnarsi di parlare con me. Non ho pensato di valutarne forza e debolezze. Mi sembra normale anche. Hai detto che Tilda ti ha contattata con un canale dati? Sembrava solo l'ennesimo incarico nell'interfaccia. Quando l'ho aperto mi mostrava una serie di glitch. Ho capito che era un codice trasposizionale. Istruzioni per aprire una nuova stanza virtuale. Una volta dentro, l'interfaccia di addestramento è scomparsa. Al posto di avere i soliti insegnanti olografici e file, ero in una ricostruzione della sua casa. E sei sicura che gli altri non lo sapessero? Ai loro occhi mi stavo ancora addestrando da sola. Ok. Allora questo spazio virtuale segreto era una casa affacciata sull'oceano. Vedevo il bianco della spuma e sentivo il suono delle onde. E poi il verso dei gabbiani. All'interno c'erano cornici con i suoi dipinti preferiti. Ma cambiavano spesso a seconda della luce. C'era questa poltrona. Lei si sedeva lì, guardando fuori mentre io andavo in giro. Passavamo ore in quella casa. Vorrei essere ancora lì. Ok. Tilda ti ha mostrato i suoi dipinti e dato accesso a file multimediali. A ogni incontro mi mostrava un nuovo dipinto. Credo che lei fosse olandese. I suoi preferiti risalivano al loro secolo d'oro, il 1600. Ritratti, allegorie, navi in mare. Ne aveva così tanti. Non ti piacevano? Mi piaceva il suo portale media. Era molto più ricco della mia interfaccia. Filmati, show, volo. Quello che preferivo si chiamava Seconda Opportunità, su una famiglia che ritrova il figlio scomparso nella crisi della zona calda. Sì, ma in questo portale non c'era qualcosa di personale sugli Zenith che può tornarci utile. No. Quelle informazioni erano oscurate. Ma allora che abbiamo parlato a fare? Ah, ma va a quel paese, oh. No, vattene via, va via. No, non è vero. Almeno abbiamo conosciuto un po' meglio Beta, dai. Quindi Tilda ha creato uno spazio virtuale segreto per parlare con te, la casa sul mare. Però poi ti ha lasciata sola. Ma a parte il fatto che conoscesse Elizabeth, non hai nessuna idea del perché l'abbia fatto? Nessuna, ok? Ho provato a cercare una ragione per cui mi abbia abbandonato, ma non riesco a capire dove ho sbagliato. Quando ho conosciuto gli altri, mi ha ignorata. Come se quel canale non fosse esistito. È tutto inutile. Tilda è uguale agli altri, non ci aiuterà a sconfiggerli. Va bene. Non parliamone più, allora. Ma come non parliamone più? No... Secondo me è cruciale invece Tilda.
se ne hanno parlato, sarà cruciale. Che ti prende? Io ci provo, Varla. Ma con lei è troppo difficile. Io sono tutto il tempo là fuori, a rischiare la vita ogni giorno, e lei riesce solo a stare lì nascosta, a dire che siamo condannati. Mi dispiace se ha sofferto tanto, ma così non ci sta aiutando per niente. Tu sembri sempre avere tutto sotto controllo. A volte dimentico ciò che hai passato. Insomma, fino a poco tempo fa eri talmente malconcia da non poter camminare. A proposito, quando ti ho tirata fuori dal lago vicino al laboratorio, continuavi a ripetere il nome di Rost. Non ne parli mai. Ti è cresciuta, allenata. Deve mancarti molto. Sì che mi manca, ma al momento non ho tempo per pensarci. Devo tornare là fuori. Va bene. Sta perdendo un po' l'umanità. Ancora con Beta. Gaia dice che conosce bene Zero Dawn. Forse le serve solo tempo per adattarsi, poi ci potrà aiutare con Efesto. Certo, ma non ci conterei troppo. Aloy, va tutto bene? Tu e Varl siete stati parecchio in quel sotterraneo. Sì, tutto a posto, credo. Bene, posso aiutarti? Vediamo un po'. Stai ancora studiando tutti quei dati? Sì, è interessante. Sono tante parole. Ecco, forse preferirei qualcosa che avesse delle figure. È una vana speranza, ma ho scoperto questi holofilm. Sono immagini che raccontano una storia. E quando le guardi sembrano reali. Sai, gli Ozeram le adorerebbero. Pagherebbero un mucchio di frammenti per gli holo. Ormai hai una certa confidenza con i dati. È abbastanza utile. Quando ci capisco qualcosa. Anche ai predecessori piaceva bere in compagnia, come piace a noi. Ma loro si facevano servire dalle macchine, in taverne. Quelle sì. Cose si assicuravano che non finissi sbronzo sotto al tavolo. Addirittura. Ma che gusto c'è? Io mi rifiuto di farmi servire un boccale da uno di quei robot. Come vanno le cose qui? Secondo te? Poco fa la nuova fiamma di Varl ha cercato di uccidermi. Cosa hai fatto? Era una battuta sul fatto che loro mangiano molta erba. Si può combattere con lo stomaco pieno di foglie, comunque. A quanto sembra, gli Utaru. Sì, beh, non la facevo tanto veloce. Però vedi di non farti male. Allora ti piace giocare a batosta? Alla fine è questione di pratica. E mi aiuta a distrarmi. Gioca con Cotallo. È un gioco Tenact. Ti farà migliorare. Certo, Tenact. Sicura che non mi ucciderà se vinco? Sicurissima. È odore di birra? Sì, ne ha portata un po' da Sprakatena. Con quello che sta succedendo, un goccetto ci aiuterà. E poi... una sana bevuta in compagnia è l'ideale per fare squadra. O almeno è quello che diceva mia sorella. Tu puoi prenderne quanta ne vuoi. Un'altra volta. Ora dovrai andare. Io torno a leggere allora. Sta attenta là fuori. Ehi, posso? Ma certo. Vediamo lo studio? Scopriamo sempre di più sul nostro passato. Quando ti ho conosciuta mi hai chiesto se avessi mai pensato a come fosse il mondo al tempo dei predecessori. Mi sembrò una domanda strana. Molto è cambiato da quando ho lasciato l'abbraccio. Ora cerco di dare un senso a quello che pensavo di sapere rispetto a tutto quello che so adesso. Cambiare è difficile, ma col tempo migliora. È incredibile che siano gli Zenith originali, quelli che sono partiti per Sirio 1000 anni fa. Vivere così a lungo non mi sembra naturale. Perché non lo è? Ricordi l'arma trovata insieme a Beta? Potremmo usarla contro di loro. Silence ha fatto in modo che non potessimo. Ha lasciato che gli Zenith ti catturassero, ma ha creato un'arma contro di loro.
Silence ha sempre un secondo fine, ma non sappiamo quale sia. Poi mi manca un po' Silence, perché non lo vediamo da un sacco. Da come l'ha descritta, non riesco a togliermi dalla testa l'idea che Tilda volesse qualcosa da Beta. Forse perché è il clone di Elizabeth Sobeck? Non so cosa volesse, ma non l'ha ottenuta. Se almeno sapessimo di cosa si tratta, potremmo sfruttarla a nostro vantaggio. Non lo so. Non credo Tilda ed Elizabeth fossero in buoni rapporti. Ah, beh. Almeno sappiamo che gli Zenith non si fidano gli uni degli altri. Forse. Tutto a posto? Stavo pensando a Beta e a tutto il tempo che ha passato con gli Zenith. L'idea che qualcuno possa creare una persona e rinchiuderla in una stanza per usarla è davvero terribile. Elizabeth Sobeck si è sacrificata per il mondo, ma loro non si fanno problemi a trattare Beta come fosse una schiava. Un altro motivo per fermarli. Hai nominato Rost prima. Ci penso spesso, sai. Ah, ecco. Mi ha cresciuta come meglio poteva. E non solo. Quando Ade mi ha scoperta e ha mandato l'Eclissi, si è sacrificato per farmi vivere. Sembra secoli fa. È successo così tanto. Quello che faccio ora non potrebbe neanche tentare di capirlo. Il suo mondo erano le terre sacre. Quindi, meglio che non ci pensi. Ho troppe cose da fare. Ti capisco. A volte, quando penso a mia sorella, a cosa sarebbe diventata se avesse superato la prova, fa male. E ho bisogno di dimenticare per un po'. Ma solo per un po', Aloy. Non puoi ignorarlo e basta. I ricordi tornano sempre. Quelli importanti, almeno. Lo so. Ma per ora la missione ha la precedenza. Ha senso. Beh, un po' fredda, eh? Un po' fredda. Torno là fuori. Se hai bisogno. Però ha ragione, questo sicuramente. Aloy, ciao, come stai? Io bene, ma Varla dice che per Beta è molto difficile inserirsi. Mi piacerebbe poterla aiutare. Non so se qualcuno di noi può. Un seme non cresce in un giorno. Noi faremo del nostro meglio. Riguardo a quei sanguicorni, non abbiamo ancora estratto i nuclei. Giusto, per riparare i terranumi. Ti faccio sapere quando sono in quella zona. Grazie. Hai imparato altre cose leggendo i dati? Io e Varla abbiamo studiato gli animali del mondo antico. Pare che ci fossero migliaia di specie in più rispetto a quelle che abbiamo oggi. Te lo immagini? Mi piacerebbe vederli, anche come ologrammi. Ma so che senza Artemide o Apollo sarà difficile. Almeno mi conforta sapere che Gaia usò molte di esse come modello per le sue macchine. Un modo per ricordarle. Ora cosa vuoi imparare? Non saprei. Ho chiesto consiglio a Gaia e mi ha fornito i dati che hai trovato su un certo museo? Se ho capito bene, i predecessori archiviavano lì il sapere per condividerlo con tutti, proprio come hai fatto tu. Forse un giorno altre persone verranno qui a imparare, esattamente come noi. Allora sarà affollato, ma bello. Gli Zenith hanno rovinato Beta. Ma di Varla si fida. Incredibile che gli abbia detto che gli Zenith sono immortali. Predecessori sottratti al naturale ciclo della vita. Che atteggiamento pieno di egoismo. Negare i nostri corpi alla terra, condannando la vita che ne sarebbe nata. È vergognoso. Vi allenate anche con Erend? Se il mio tentativo di trafiggerlo conta come allenamento, allora sì. Ho saputo. Dimmi che stavate solo scherzando. Sì, certo. Certo. Bene. Volevo solo rompergli un paio di ossa. Ha definito gli Utaru mangia erba. Gli faceva ridere che dei contadini fossero bravi a combattere. Poco dopo ci siamo azzuffati nella sala comune. Erend è lento, ma sa brandire un martello. Non guardarmi così.
Siamo di pari livello, per ora. Lo calpesterò come sterco di cinghiale. Cercate di non ammazzarvi. Mi basta ferire il suo orgoglio. C'è qualcosa che posso fare? Oh, no, ce la caviamo. Tutto bene? Tu e Varl siete amici di lunga data. Mi piace pensarlo. Mi chiedevo, cosa sai di sua madre? Oh, nulla di buono. Perché ti interessa? Mi ha parlato di sua sorella, Vala, ma ho notato che evita di accennare a sua madre. Lei è la capoguerra dei Nora. La migliore guerriera della loro storia. Meglio di un divoratuono. Ma è piuttosto severa a volte. Certo. Avrà sofferto. Ora capisco. Non me la sentivo di affrontare l'argomento con lui. Non farti problemi. Forse teme che Sona ti faccia scappare. Beh, è tutto da vedere. Dovrai andare. Buona ricerca. Ok. Vediamo se c'è qualcos'altro da fare. No. Quindi io direi che questa puntata la chiudiamo qui, sempre per fare le puntate corte. Vediamo se vi piacciono le puntate corte, fatemelo sapere nei commenti. Noi ci vediamo sabato con un altro video su Horizon Forbidden West. Mille mille hugs a tutti!